a buttare l'edizione ecologica, non possiamo. E sotto c'è tutto il sabbione che serve per fare i lavori, quindi tutto questo poi è immondizia che si è accumulata sopra e non possiamo levare, perché dove lo andiamo a buttare? E ci sono topi, c'è un po' di tutto. Noi quello che possiamo fare lo stiamo facendo, ma perché non è possibile vivere in queste condizioni. Infatti una signora l'altro giorno si è sentita male perché ha visto dei serpenti uscire da quel giardino. Quella è la torre, perché questa prima, questa torre ci vendevano droga, no? Quindi quel drago intorno è un po' il male che c'era, invece adesso la musica, quello che rappresenta adesso, che è bene. Queste sono le tre torri di Scampia che dovevano essere abbattute molti anni fa, perché sono case di parcheggio, ma ci sono persone che ci vivono da 22, 23, 25 anni. Io sono nato qua, ho 20 anni, mia mamma è venuta un anno prima, 21 anni che sto qua, e dovevano essere case che dovevano durare 5-6 mesi e invece stiamo ancora qua. I lavori sono stati fatti con l'amianto e quindi viverci in un posto come questo è veramente squallido. E chiedono anche di essere pagati, se tu non paghi hanno anche il coraggio di mandarti lo sfratto. Io penso che devono pagare loro a noi per le condizioni in cui ci fanno vivere. Guarda, se tu vedi quella luce, l'abbiamo fatta mettere noi l'altro giorno perché è buio, quindi di sera non c'è niente. E anche queste luci che abbiamo messo qua sono state comprate l'altro giorno da noi inquilini del palazzo, perché nemmeno più l'illuminazione vengono a curare. Noi stiamo pulendo, abbiamo pulito i giardinetti, abbiamo messo l'illuminazione, anche questa illuminazione qua non c'era, l'abbiamo sistemata. Io sono nato qua, quindi lo sento come casa mia, quando scendo qua giù, questa è casa mia, quindi vederla in queste condizioni mi dà fastidio. Tutto lasciato qui. Dopo anni di richieste, fortunatamente invece sono venuti a fare lavori, perché sotto ci sono i garage e quindi le infiltrazioni d'acqua andavano anche nei garage, c'era il rischio che crollava questo solaio. Ma anche questi lavori sono stati fatti male, perché continua a scorrere sotto. Perché? Sempre perché c'è quella cosa di dare l'appalto a qualcun altro, che si deve mangiare più soldi, quindi i lavori vengono fatti male, tanto mica ci abitano loro, qua dentro ci abitiamo noi. Prima dicevano che non venivano perché qui c'era la zona di spaccio, ormai sono 4 anni che la zona di spaccio non c'è più in questa torre, ci sono soltanto le brave persone che hanno la voglia di riscatto, invece che riscatto non gli viene dato. Qua ci dovrebbe essere, non c'è, là anche, qua è tutto della Romea. Purtroppo dei disabili sono dovuti andare via perché avevano questo problema dell'ascensore. Ricordo che all'11° piano c'era un bambino disabile che doveva andare a fare le visite, le cose, a volte non poteva scendere perché non funzionava l'ascensore. Io a volte quando torno di notte ho paura di tornare perché non c'è luce, non sai mai chi puoi trovare e chi no. Questa una sola ascensore funziona, ma non sempre, e quella è completamente fuori uso. Da quanti anni? 3-4 anni. Se ci sono delle brave persone e tu militarizzi una zona per evitare lo spaccio, però poi ti comporti con atteggiamenti arroganti e presuntuosi nei confronti delle brave persone, penso che è inutile starci. Invece di mandare la militarizzazione, perché non creare sviluppo al quartiere, creare alternative ai ragazzi e fare altre cose con i soldi che vengono spesi con la militarizzazione? Io penso che purtroppo questa è un po' la volontà. Tutti vogliono che Scampia resta quella che è. Nessuno vuole il vero riscatto di Scampia. Qualcuno molto più in atto del politico di turno o del presidente o del commissario, che vuole che Scampia resta questa, fa comodo che un popolo resta tutto in grado. Da qui si vede tutta Scampia. Io ci vengo spesso qua con i miei amici. Vengo a pensare, vengo a vedere il mio quartiere, lo vedo cambiare, lo vedo migliorare, a volte peggiorare, però comunque resta il mio quartiere. Eh sì, no, perché diventa fenomeno di baraccone, ma questo è post-Gomorra, è un po' da sempre questo. Scampia fa notizia soltanto quando c'è un morto ammazzato.
perché si viene a documentare soltanto quando si dice che le persone non vogliono scendere da casa? Che poi non è vero, perché ieri alle 4 del mattino ero per strada, stavo giù al palazzo con i miei amici, anche se ci sono venuti a fermare i poliziotti, hanno detto: che ne dite di andarvene a dormire? Non è periodo per stare per strada, ma chi lo decide qual è periodo per stare per strada? E io gli ho detto: faccio servizio civile in una ludoteca, faccio attività con i ragazzi, collaboro nel centro territoriale. Fai l'arrogante e presuntuoso con me, però magari se passa una macchina di grossa cilindrata con più persone dentro non la fermi perché c'è paura. Io spesso sono sceso di mattina perché volevo cercare un lavoro, non lo trovo. Però non mi metto a spacciare perché faccio altro. Ma se non avessi avuto queste opportunità o le alternative, chi lo sa cosa avrei fatto. L'economia purtroppo la crea soltanto il sistema, perché se tu vai in un bar stai portando dei soldi al sistema. Però quel sistema fa lavorare delle persone, delle brave persone, che con quel bar portano avanti delle famiglie e quindi crea economia. Quindi è logico, se tu a Scampia chiedi a favore di chi sei, in parte ti risponde del sistema, perché quello che ti dà da mangiare è quello che ti dà da vivere, purtroppo. A me, quando io come Miti avevo questi qua, a me cosa è successo? L'incontro con Gaetano Di Vaio, la produzione Figli del Bronx, il centro territoriale Mammut, che mi hanno portato ad ascoltare altra musica, mi hanno portato a vedere altri film, mi hanno portato a vedere altri modelli che non sono gli stessi lanciati dalla televisione, perché poi purtroppo questi sono modelli lanciati dalla televisione, perché se un ragazzo di 13 anni cerca la scarpetta filmata e il Rolex, insomma, perché sono dei cattivi modelli che lancia la televisione. Purtroppo io spesso sento nei discorsi dei ragazzi: guardami su giubbina scissionista, qua c'è la scappetta scissionista. Capito? Ormai non è più solo la cosa del sistema, è proprio una mentalità. E se tu vedi che il capo piazza è rispettato, se tu vedi che quello c'ha la macchina buona, un po', ma non tanto come Mita, però ti affascina un po' questo mondo, no? Perché la vedi come la cosa giusta da fare. Penso che se tu crei dei palazzi come questi, di 13-14 piani, in un quartiere dove è circondato da questo, penso che questo purtroppo è quello che poi dopo succede, che nasce la camorra. Sto facendo un lavoro nel mio palazzo perché sento che questo è importante, perché sento che questa è la risposta ai militari. Dite: voi pensate allo spaccio, ma qua noi viviamo nei topi, viviamo nel degrado, nel silenzio delle istituzioni, nell'abbandono dei giornalisti perché hanno paura. Quindi iniziamo un po' a pensare come creare uno sviluppo e poi si pensa a come eliminare la camorra.